Vuoi diventare assaggiatore di vino? Ecco il nuovo corso ONAV. Telefona al 335-232178. Iscrizioni entro il 2 ottobre. Infortunio sul lavoro in un'azienda di Filago. Un operaio di 45 anni di Brignano è rimasto ferito ad un braccio dalla ventola di una macchina. Subito soccorso dai colleghi di lavoro, l'uomo è stato portato in ospedale con l'ambulanza del 118. Ne avrà per qualche mese. Cinque persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Chiari. Dovevano rispondere di frode al fisco per 10 milioni di euro. Sono state emesse fatture false per ben 40 milioni con la copertura del direttore di un ufficio postale finito in manette. Un commerciante di carni di 35 anni di Pontoglio è rimasto gravemente ferito dopo aver sorpreso alcuni ladri nel garage della sua villetta. L'uomo è stato trovato a terra in una pozza di sangue con una profonda ferita alla testa. L'ipotesi più accreditata è che stesse tentando di inseguire i malviventi e che sia scivolato a terra battendo il capo. Una donna italiana proveniente dalla Tunisia è stata denunciata dai funzionari dell'ufficio doganale di Malpensa dopo che le sono state sequestrate quattro rare tartarughe che portava nel bagagliaio. Gli animali erano stati in stato comatoso e molto provati e sono stati consegnati al gruppo operativo CITES. Un sessantenne in sella alla sua moto si è scontrato con una vettura che stava uscendo da un parcheggio in via Aldo Moro a San Donato Milanese. L'uomo è stato portato all'ospedale Niguarda con l'elisoccorso in gravi condizioni. Indagano i carabinieri. La Federazione degli autotrasportatori della CNA di Cremona ha chiesto al sindaco di Crema la convocazione urgente di una conferenza di servizi sul tappeto la questione della viabilità nel Cremasco. Molti autotrasportatori infatti rischiano di chiudere i battenti a causa delle restrizioni imposte alla viabilità da molti comuni della zona. Se ne parlerà a settembre. In attesa del nuovo ponte sul Po, a Cremona fa discutere la decisione presa dalla provincia di Piacenza di vietare il transito ai mezzi pesanti sul ponte fra Castelvetro e Cremona. Il divieto scatterà lunedì 14 luglio e finirà col creare notevoli problemi agli autotrasportatori. Intanto sul ponte della A21 sono in corso i lavori che dovrebbero terminare in settimana.